Buon lunedì a tutti voi. Oggi scopriamo insieme cosa succederà nella prossima puntata di Daydreamer, le ali del sogno, che andrà in onda domenica 13 dicembre, come sempre dalle ore 16:20 alle ore 17:10 circa. Molto presto la programmazione subirà un cambiamento e io, appena ci saranno notizie certe, vi farò sapere. Ma ora vediamo le anticipazioni. Gian e Sanem si trovano ancora nel resort immerso nella natura. Se nella scorsa puntata li abbiamo visti fare alcuni esercizi per migliorare la loro personalità e relazione, nella prossima li vedremo insieme al ristorante. Il coach che li segue li invita a cenare insieme, solo loro due, faccia a faccia, così per cercare di connettersi meglio l'uno all'altra. Inizialmente Gian si mostra molto titubante, chiede di poter mangiare da solo in sala o direttamente in camera, poi però si convince e va a sedersi con Sanem. Il clima è davvero molto romantico. Aydin racconta di quando da bambina sognava di essere una principessa. Il Divit sorride. In azienda va in scena uno scontro, se così lo vogliamo chiamare, tra Emre ed Osman, entrambi innamorati di Leila. Uma intanto scopre tutto, minaccia Cei e questo le confessa che Gian e Sanem si trovano insieme e le dice pure il nome dell'hotel in cui alloggiano. La signora naturalmente avverte subito Pauline e la invita a raggiungere i due l'indomani mattina. Intanto proprio Cei insieme a Guliz e a Yan lavora per il marchio da mettere sui prodotti in vendita nel negozio di Macbeth e Muzaffar. Torniamo al resort, dove va in scena un momento molto romantico, che però non ha il lieto fine che tutti sperano. Gian e Sanem vengono invitati a ballare. Inizialmente il Divit si mostra nuovamente dubbioso, il coach però trova le parole giuste per convincerlo, così lui prende Sanem e la porta in mezzo alla pista da ballo. La danza si fa davvero magica. Tutto sembra essersi davvero risolto, ma purtroppo accade un imprevisto. Gian infatti si stacca da Sanem, le dice che è stanco, che è andato lì per stare solo, le fa capire che lei ha rovinato tutto e va via. La ragazza triste rimane sola nella sua delusione. Intanto Ayan è furiosa con Cei. La giovane credeva di essersi fidanzata, ma invece le cose non stanno così. Per questo motivo chiede a lui di darle delle risposte, vuole che definisca la loro relazione, vuole sapere se stanno insieme o se sono dei semplici amici e perché lui è impallidito quando, parlando con Muso, ha sentito la parola matrimonio. Cei, con il suo solito fare goffo, le risponde che non ha tempo per parlare di ciò perché ha da fare. Ayan si arrabbia ancora di più e, delusa, torna a casa sua. Intanto Muzaffar continua a sostare nell'abitazione del simpatico impiegato, senza avergli chiesto il permesso. Gli fa sera e nella camera di Sanem c'è un gravissimo problema. I caloriferi non funzionano, la finestra è rotta e quindi fa freddissimo. Così la ragazza scende alla reception per lamentarsi e chiedere aiuto. Lì però le viene detto che i problemi non possono essere risolti subito e che dovrà aspettare l'indomani. Ad un certo punto arriva Gian, che è alla ricerca di un po' d'acqua. Sente cosa sta succedendo e così alla fine dice a Sanem che se vuole può andare a dormire nella sua camera perché c'è un altro letto un po' più piccolo. Lei ovviamente accetta. Una volta nella camera del Divit, Sanem continua a protestare perché il letto sul quale deve dormire è troppo piccolo e lei non ci va.
I due finiscono col discutere e lei minaccia addirittura di andarsene, ma quando Gian le ricorda che fuori fa freddo, cambia idea e torna indietro. I due alla fine dormono insieme nel letto matrimoniale. Iniziano a tirarsi le coperte, le proteste continuano, ma alla fine si addormentano. Il mattino però si trovano abbracciati, l'uno stretto all'altro. Sanem quindi si sveglia e, ritrovandosi Gian col viso vicinissimo al suo, sorride felice, e anche il Vivit sembra esserlo. L'idillio però è destinato a rompersi subito, perché qualcuno bussa alla porta della camera. Gian va ad aprire e scopre che è Polen, che quando vede che nella stanza c'è anche Sanem rimane a bocca aperta. La ragazza però dice la verità, rivela che è stata Uma a dirle tutto e dice a Gian che è lì solo perché vuole sapere se lui ha preso una decisione sul suo futuro, se accetterà oppure no la proposta di lavoro che gli è stata fatta. Naturalmente lei si augura di sì, perché in questo modo crede di avere qualche possibilità per riconquistare il suo ormai ex fidanzato. C'è da dire che Gianni in particolare non è molto felice di ritrovarsi la ex anche lì, e quando viene a sapere che è stata sua madre ad organizzare tutto non ci rimane per nulla sorpreso. Ormai ha capito che Uma vuole mettere zizzania tra lui e Sanem ed odia il fatto che voglia prendere il controllo della sua vita ad ogni costo, ed è anche per questo che la odia e che non ha nessuna intenzione di perdonarla. Pauline non si stacca da Gian e Sanem e così decide di seguirli pure al seminario. Il coach li invita a fare una prova di equilibrio. Il primo è il Divit, che grazie alla sua preparazione fisica la supera brillantemente. Poi tocca a Sanem e a Pauline. E lì arriva il bello, perché le due ragazze, essendo grandi rivali, si affrontano e mostrano tutto l'odio che l'una prova per l'altra. E alla fine Sanem vince e fa cadere Pauline a terra. Le due giovani iniziano a litigare così tanto che Gian e il coach le separano. A pranzo Pauline fa di tutto per far ricordare a Gian la loro vecchia vita, condivisa insieme a Londra. Gli parla dei loro amici e gli dà degli aggiornamenti su di loro, e poi gli chiede come abbia fatto a cambiare così tanto. A dividerli ci pensa Sanem, o almeno ci prova, perché la ragazza arriva e si siede al loro tavolo. Tenta di sviarli, ma non ci riesce, perché questa volta ad avere la meglio è Pauline, che poi inizia a parlare a Gian della meravigliosa esperienza sui Balcani che lo attende se accetterà la proposta di lavoro. Sanem viene messa da parte e per l'ennesima volta ci rimane davvero male. Termina la permanenza nel resort immerso nella natura. Pauline si dice molto felice di essere stata lì, saluta Gian, gli ricorda di pensare alla proposta di lavoro e va via. Poi tocca a Sanem, la ragazza dice che prenderà un taxi e tornerà da sola in città. Il Divit però le prende la valigia, la carica nella sua auto e le dice che può tornare ad Istanbul insieme a lui. I due quindi viaggiano insieme, si divertono, i problemi tra di loro sembrano essersi quasi risolti, anche perché ad un certo punto Gian fa pure una carezza a Sanem e infine i due decidono di recarsi insieme in agenzia per riprendere a lavorare. Bene, queste erano le anticipazioni della prossima puntata, che vi ricordo andrà in onda domenica 13 dicembre dalle ore 16:20 alle 17:10 circa, tra Il Segreto e Domenica Live. Daydreamer, le ali del sogno, è davvero molto lungo e quindi ci terrà compagnia per ancora tanto tempo. Detto questo, io vi saluto, vi auguro di passare una buona settimana e una buona festa dell'Immacolata, dato che domani è 8.